Eder. Mech. Pallister. Le luci della ribalta si sono spente e l'assalto dei giornalisti appostati presso l'ex hotel Astor è solo un lontano ricordo. Il dolore della famiglia, la speranza di ritrovare la propria figlia e l'incessante lavoro dei carabinieri sono rimasti gli stessi. La storia di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, resta avvolta nel mistero e non vi è, ancora oggi, un indagato. La procura, da un paio di giorni, avrebbe una traccia preziosa. La bimba sarebbe viva ed è stata portata in Perù. Questa clamorosa novità è emersa durante uno degli interrogatori ed ha lasciato perplessità a causa di alcuni passaggi essenziali rimasti volutamente incompleti. Da quale aeroporto sarebbero partiti i rapitori? Chi li avrebbe coperti durante i vari trasferimenti? Con quale mezzo hanno raggiunto lo scalo e perché il Perù? Uno dei soggetti interrogati non ha saputo rispondere. Ma cosa chiedono i malviventi alla famiglia? Soldi? O si tratta di una terribile vendetta di chi è convinto di aver subito uno sgarro dallo zio o dal padre? I rapitori vorrebbero restituire la bimba ai propri genitori, senza però dover pagare dazio. Gli inquirenti, in queste ore, stanno concentrando tutti gli sforzi investigativi in questa direzione, con l'obiettivo di rivedere il sorriso raggiante sul volto di Katelia e dei suoi cari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!